Qui Centro del Colore, Frank and Kim, dal 1946 le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane. Eccoci qua, bentrovati. Alle mie spalle la torre di Porta Bruciata. Nel 1184 in questa zona scoppiò un terribile incendio che coinvolse una parte della città da Piazza Rovetta fino al Duomo Vecchio, allora in costruzione. E il suo nome deriva proprio da questo incendio. La torre è l'unica sopravvissuta delle mura che fortificavano la cittadella viscontea, una specie di città nella città, che i signori di Milano avevano eretto per difendersi dalle insurrezioni dei bresciani, che poco apprezzavano il dominio dei Visconti. Sotto la torre è possibile vedere ancora oggi i cardini di ferro dei due giganteschi portali che venivano chiusi in caso di rivolte o assedio. Naga Dre col sac de la mel. Anche a voi è capitato de Naga Dre argy col sac de la mel? Vediamo un po' qui in zona. Due belle fanciulle al bar che fanno l'aperitivo, sono nostre. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Senti un po', allora, Naga Dre col sac de la mel. Naga Dre. A dietro. Col sac de la mel. Col sac con le mele. Con le mele, insomma. Vai dietro con sacco di miele. La mel è il miele. Ah, bene, quindi vagli appresso con il miele. Appresso col miele, come dire, prenditi cura di lui, portagli medicinali naturali, biologici. Omeopatici, ma... È tipo il miele. Vediamo. C'è? Ma questo non è il sac della mel, che cos'è? Questa è un'opera d'arte che sto portando alla Trip Gallery. È un artista. È un artista, Dove va la signora con sta borsa? Vado a fare le commissioni. Le commissioni per sé o per altri? Per altri. Allora, come se la cava col dialetto, signora? Molto parlare il dialetto appena. Sì, è un po' che sono Brescia, però sì. Sono un bresciano. Naga Dre col sac della mel. Che significa? Vaga Dre col sac della mel. Non lo so, no? Dai, lascia perdere che sono niente. Bagao, perché via Naga Dre all'Urche col sac della mel vuol dire trattarli, perché capisci un c***o, no? Ancora! Vuol dire prendere una persona col miele, cioè nel senso buono, sì. Brava! Ripetelo almeno, Naga Dre. Non parlo italiano bene. Non sono bresciana, sono siciliana. Lei va al trumplina, dica la verità. Ma quando mai? Naga Dre col sac della mel, lei ha qualche amico a cui va dietro col sac della mel? Piuttosto amica, magari. Valerio Marpione, eh? Stagli molto vicino. Naga Dre col sac della mel. Dalla Calabria con simpatia. È qualcosa riguardante il miele, alla fine, no? Vai dietro col sacco di mele? Della mel, ha detto mele o miele? Mele. Miele. Quindi che significa andare appresso una persona col miele? Cioè, secondo me... Appiccicoso. Com'è? Essere appiccicoso. Benissimo, come io in questo momento. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie, buona passeggiata. Tu, secondo me, un pochetto serrea Naga Dre col sac della mel. Cioè? Questa non la so. Prova a tradurla, Naga Dre, vaga Dre col sac. Valli dietro con? Sac della mel. Il sacco della mela. Il miele. Ah, essere dolce, carino, in modo tale da portartela a casa, insomma. Bravo! Se uno è in si diceva Dre col sac della mel per cercare di calmarlo, no? Per cercare di farlo calmare. Ma si potevano dire le parolacce dalle tutto? Naga Dre col sac della mel, andargli appresso con tanto miele, insomma trattare bene una persona, lusingarla, ruffianarla un po', lo sport preferito dall'italico popolo. A domani, grazie.
Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946 le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane.